Vi è mai capitato di dover fare una gara in un circuito che non conoscete? Ecco, sicuramente avrete cercato qualche video su YouTube che vi potesse insegnare ad essere veloci fin da subito. Perché di fatto il problema è il seguente: se non si ha la possibilità di fare delle prove libere, ci si ritrova a fare la qualifica come primo turno sulla pista nuova. E capite bene che questo è molto difficile. Ne è la prova la mia tragica gara di Carrasco, dove purtroppo sono arrivato ultimo in qualifica perché non sapevo che su quella pista bisognava guidare come in un indoor. Per questo motivo nasce Track Secrets, che è la mia nuova serie dove spiego curva dopo curva come, secondo me, va affrontata una pista con i kart che sono messi a disposizione dall'organizzazione. Questi video nascono proprio per aiutare tutti coloro che devono gareggiare in circuiti sconosciuti e che devono capire la pista il prima possibile per non fare delle qualifiche terribili come le mie di Carrasco. Vi ricordo che tutto quello che sto per dire e in generale tutto quello che dirò in questa serie è tratto dalla mia esperienza, quindi non sono informazioni esatte al 100%, ma è quello che penso che possa essere utile a voi ed è quello che avrei voluto sapere io prima delle qualifiche. Per supportare questa serie vi chiedo di lasciare un mi piace, che non vi costa niente e mi aiuta con l'algoritmo, e vi chiedo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, perché vedo che molti di voi guardano i video senza essere iscritti. Molto male, rimediate subito con il tastino qua sotto. Detto questo, oggi parlerò del Franciacorta Karting Track, dove ho corso nell'ottobre 2022 con i Sodi Sport 270 di pista rossa e dove correrò anche a giugno sia per il Formula 7 sia per il Rental Karting Festival. Il circuito di Franciacorta è a mani basse la pista in cui mi sono trovato meglio. Questa è composta da 15 curve e 3 lunghi rettilinei che conducono a numerose occasioni di sorpasso. Solamente sapendo questo vi posso dire che è fondamentale uscire bene da curva 2, curva 12 e curva 14. Infatti i punti più tra virgolette facili per il sorpasso sono in curva 5, in curva 14 dopo il lungo rettilineo e in curva 2 dopo il dritto del traguardo. Consiglio numero 1, e secondo me consiglio in generale fondamentale per questa pista, è collaborate con qualcuno in qualifica, perché la scia è veramente folle. Vi lascio subito una clip. Quello davanti è Davide, che ha almeno una quindicina di metri di vantaggio. Al di là del fatto che avevo un kart super bombardato, guardate quanto recupero stando in scia. A fine rettilineo posso dire di aver recuperato letteralmente tutto lo svantaggio, e questo accadeva ad ogni singolo rettilineo. Ricordatevi che se state collaborando sarete avvantaggiati sia a stare davanti, perché quello dietro vi spingerà grazie alla vostra scia, sia stare dietro perché ovviamente sarete tirati dalla scia di quello davanti. Ovviamente in qualifica questo è fondamentale, però anche in gara ha la sua importanza, infatti è molto comodo evitare battaglie all'inizio e magari collaborare con qualcuno per scappare via e giocarsi la posizione dopo. Tornando alla pista, è importante dire che qui il tracciato è veramente tanto largo e c'è la possibilità di stare appaiati senza rischiare di farsi male. È anche vero però che in questo caso ci sono anche più traiettorie che si possono seguire e adesso curva dopo curva andremo a vedere quelle che secondo me sono migliori. Partiamo ovviamente dall'ultimo tornantino che, come ho detto prima, è fondamentale perché determina la velocità a cui percorrerete il rettilineo del traguardo. Qui secondo me la cosa migliore da fare è posticipare il più possibile l'ingresso della curva per poter uscire a ruote dritte e andare full gas il prima possibile. Come potete vedere, il pilota davanti a me ha protetto l'interno. Facendo così è entrato troppo presto nella curva, è uscito male e anche grazie alla scia il risultato è stato che l'ho sverniciato nel rettilineo. Adesso recupero un giro pulito di fine gara e analizzo quello. Curva 1 è molto semplice, si fa in pieno e il mio consiglio è quello di uscire molto larghi in previsione di curva 2. È anche vero però che bisogna entrare più o meno a metà pista per non percorrere troppa strada, ed essendo molto larga la pista è ovvio che stando esterno se ne percorrerebbe tanta di più. La 2 invece è un po' più difficile e si percorre in serie con la 3. Io la imposto sempre portandomi molto sulla sinistra se non ho nessuno che mi attacca. Tiro una pestata al freno all'altezza della fine del gazebo sulla destra, faccio scorrere per qualche metro e vado full gas a metà tra la 2 e la 3. Bisogna stare il più interni possibile e non uscire troppo larghi dalla 3, perché la 4 è una curva veloce a sinistra e se non si fa bene si rischia di essere superati nel dritto anche prima della staccata di curva 5. Proseguendo si entra nella 4 a sinistra in piena discesa col piede fino all'asfalto e bisogna cercare di sterzare il meno possibile per non perdere velocità. Si entra poi nel secondo lungo rettilineo della pista che termina con una curva che non è proprio facilissima. Qui bisogna frenare. La 5 infatti si affronta con una bella staccata all'altezza del gazebo che c'è sulla sinistra. State molto attenti a non prendere il cordolo che c'è all'esterno sulla destra, perché con quello avete la garanzia di andare dritti. Non so perché, ma anche solo mettendoci due ruote sopra il kart smette improvvisamente di sterzare e andate dritti nella sabbia. Rispetto a come l'ho fatta io si può giusto passare qualche centimetro più interno per ottimizzare la traiettoria. Qui bisognerebbe stare un pelo più a sinistra di come l'ho fatta io,
però è una curva che va fatta in pieno, esattamente come le due successive. Queste sono leggermente in salita e io sono arrivato alla conclusione che bisogna percorrerle circa a metà pista per fare poca strada e allo stesso tempo avere una buona traiettoria. Buttate un occhio all'interno perché se venite affiancati avrete ben poco da fare, potrete giusto provare un incrocio alla 11. Passiamo oltre, in questo caso bisogna dare una pinzata al freno o, se proprio vi sentite sicuri, anche soltanto alzare un po' dal gas per affrontare questa doppia curva a destra e poi portarsi sulla destra senza uscire troppo larghi per poter affrontare la 11 e poi la 12. Qui ci vuole una leggera frenata e un ingresso in curva posticipato per avere tutta la trazione possibile in uscita. Tenete conto che se uscite male dalla 12 e avete qualcuno dietro, molto probabilmente verrete superati. Vi lascio ora l'hot lap completo in modo da farvi mettere insieme tutti i pezzi. Il giro completo della pista è terminato. Adesso vi lascio qualche consiglio generale che secondo me è molto utile per questo tracciato. Non abbiate paura di superare, in una pista del genere lo spazio c'è. Guardate solamente qui che sorpasso assurdo all'esterno che ho fatto. Cercate sempre la scia. Lo ripeterò di nuovo, però su questa pista è importantissima e senza di quella il tempo in qualifica non lo fate. State attenti a non lasciare dei portoni aperti in curve come la 2, la 5 e la 14, perché come per voi è molto facile passare in quei punti, anche per quelli dietro di voi che prendono la vostra scia sarà altrettanto facile passare all'interno se glielo permetterete. Con quest'ultimo consiglio concludo il mio tutorial sul Franciacorta Karting Track e faccio al volo un'osservazione. Questa tipologia di video è quella che vorrei vedere io prima di una gara su un circuito nuovo, quindi è destinata a persone come me. Questo per dire che se volete altri video del genere su circuiti come Ottobiano, Sette Laghi o Nizza Monferrato, fatemelo sapere nei commenti perché secondo me sono super utili, però ovviamente vorrei sapere anche la vostra opinione. Come al solito spero che questo video vi sia piaciuto e spero che le prossime gare che farete a Franciacorta possano andare bene anche grazie ai miei consigli. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo ad un prossimo video.